Allora, perché sono nelle condizioni di riaprire oggi gli asili? Insomma, si stanno trovando delle soluzioni, però c'è una condizione base, qual è? Ma niente, la condizione che è stata tagliata via dalla circolare Madia, secondo l'amministrazione comunale, non corrisponde a verità. Secondo me in questa circolare ci sono le condizioni per poter rinnovare questi contratti, non prorogarli, perché sono scaduti quelli dell'educatrice addirittura a giugno. Ma se non si vuole seguire questa via, è chiaro che quella, la seconda via prospettata dall'amministrazione, quella di darli in gestione a privati, è una cosa che, alla quale siamo un po' tutti contrari, perché gli asili nido sono stati sempre gestiti dal Comune dell'Aquila e forse è uno dei pochi punti di eccellenza del settore sociale. Perché garantirebbe una scarsa qualità un bando che affida a privati? Non è una questione di scarsa qualità, è una questione di una tutela per chi usufruisce di quel servizio che l'ente locale dà, anche in termini di spesa, no, per le famiglie. Quindi, e poi devo dire che due asili che io conosco bene, conosco le educatrici perché hanno fatto diversi convegni alla scuola nella quale facevo il preside, sono di ottima qualità. Perché no? Di ottima qualità. Quindi la soluzione oggi qual è? La soluzione secondo me è semplice: procedere con un bando, in 10 giorni si fa, di durata annuale, per formulare una graduatoria dove le educatrici soprattutto verranno inserite in base al servizio prestato, al servizio specifico prestato in questo ente e ai loro titoli di studio. Sicuramente già c'è stata l'esperienza per le maestre del prescuola e interscuola con un bando simile fatto dalla FM, che ha garantito loro la permanenza e la possibilità di continuare il lavoro nell'interprescuola e interscuola. Chi paga però, visto che alla fine erano le risorse che fanno la differenza, chi le paga? Paga quel milione di euro che è appostato per il rinnovo dei contratti, non verrà assorbito solo in minima parte. È chiaro che la giunta comunale dovrà fare delle scelte, se garantire questo servizio che è quello educativo degli asili nido, oppure garantire altri servizi, perché è chiaro che tutti i 70 contratti a tempo determinato che vanno in scadenza al 30 di settembre non potranno essere rinnovati, a meno che chi rappresenta questa città in Parlamento trovi, come ha sempre detto, le soluzioni e le risorse per poterlo fare. Un milione di euro non basta, ne servono 2,5 per rinnovare tutti i 70 contratti. È chiaro che se oggi devi fare una scelta ente locale, io ente locale, che farei? Direi questo: in tutti gli altri settori si è avuta l'opportunità di stabilizzazione col concorsone, tranne in quello sociale. Quindi diciamo che una piccola precedenza il settore sociale lo dovrebbe avere. Bisogna bussare a Roma o si può risolvere il problema direttamente qua nella cornice dell'amministrazione locale? Si può bussare a Roma, ma probabilmente bisogna bussare prima. Oggi si può avere soltanto una piccola deroga al tetto di spesa di 1 milione di euro, con risorse l'ente locale lo può fare. Però ci sono i margini di tempo, siamo alla metà di settembre. Ci sono sicuramente, ma bisogna fare in fretta. Questo è successo, la proposta è venuta fuori alla fine di agosto, l'avessero fatto oggi sarebbero già in servizio e probabilmente riniziare il 14 settembre come tutte le scuole. È chiaro che l'ente locale ha tergiversato su questo, ha aspettato questa circolare Madia e nessuno si è assunta la responsabilità di dare una continuità a questo servizio che deve essere garantito, anche la Costituzione ne parla, quindi i contratti di supplenze temporanee, quindi dal 1° di settembre al 30 giugno, sono al di fuori delle norme del 368, ma anche della riforma del mercato del lavoro.